Buonasera, sono Matilde Maisto, mi presento, sono una giornalista, una scrittrice e soprattutto, ci tengo a precisarlo, sono la coordinatrice di un'associazione letteraria che si chiama Letteratitudini. Sono qui questa sera con la dottoressa Tania Parente, che è la presidente dell'associazione Don Milani Onlus e la vicepresidente sempre della stessa associazione Don Milani Onlus. Abbiamo pensato di creare, di fare il possibile per dare vita a una nuova rubrica che speriamo tanto vi piacerà e che incontrerà il vostro interesse. E la rubrica la chiameremo Ritroviamoci e parlerà di cultura, di territorio e delle tradizioni popolari della nostra zona del Basso Volturno. Vorrei quindi partire con fare delle domande a Tania, la dottoressa Parente, relativamente alla che cos'è la violenza di genere e quali sono gli aspetti psicologici sia dell'aggressore che della vittima. Bene, buonasera. Beh, la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Con questo che cosa voglio dire? Incapaci. Incapacità proprio a gestire quelli che sono degli impulsi. Incapacità a gestire quelli che sono degli istinti. Difficoltà derivate da pensieri cognitivi distorti. Quindi mentalità distorte, contorte e complesse. Dare onestamente una definizione di violenza non è proprio semplice, non si può cristallizzare la definizione. Forse se si dovesse farlo, questo apparterebbe più ad altri mondi come quello giuridico, dove è necessario catalogare. Avere un concetto che definisco multifattoriale e quindi affonda le proprie radici, l'aspetto psicologico, sociologico e perché no anche quello criminologico, definirlo nello specifico non renderebbe giustizia al concetto. Così come non è semplice definire nello specifico quello che può essere il profilo psicologico dello stupratore e della vittima. Ma per quale motivo? Perché intanto le variabili che intervengono sono diverse e di vario genere. I tipi di violenza sono comunque diversi, poiché si va dalla violenza domestica alla violenza psicologica, alla violenza sessuale, allo stalking, al mobbing, alla violenza economica e quindi anche la figura, no? Di colui che maltratta e di colei che riceve o viceversa, colei che maltratta e colui che riceve sono inevitabilmente diversi. Questo fenomeno è al centro di un vivace dibattito sia politico che sociale. I talk show non fanno altro che parlare di violenza, i giornali che sono pieni, le storie quotidiane che ci arrivano attraverso i media sono tanti. Anche la violenza online rappresenta un fenomeno emergente e non facilmente arginabile. Quindi bisogna intervenire attraverso una forte sensibilizzazione, formazione, bisogna far sì che intervengano le istituzioni specifiche come la scuola e non a caso il MIUR ha emanato il 27 ottobre del 2017 il piano nazionale relativo alla prevenzione alla violenza, cercando di intervenire attraverso la formazione nel futuro di quello che è il personale scolastico, quindi dirigenti, personale docente, personale tecnico, ma per tutti quelli che sono gli attori coinvolti, quindi dagli alunni alle famiglie, ragazzi e ragazze di oggi che sono poi gli uomini del domani. Ma esattamente chi sono gli abusanti? Sono delle persone che hanno difficoltà emotive, sono vittime dei loro impulsi, sono vittime dei loro istinti, non riescono a controllarli, hanno una bassa autostima,
hanno vissuto, come dicevo poc'anzi, delle violenze, hanno una vita molto complessa, ritirata, priva di amicizie, relazioni. Hanno pensieri distorti, hanno una rigidità di pensiero dicotomico, polare, per loro il bianco è bianco, il nero è nero. E hanno mancanza di rispetto per se stessi, una mancanza di assertività. E sono degli analfabeti in termini emotivi. Dottoressa, io volevo chiederle, ma esiste un antidoto alla violenza? Sì, Tilde, l'antidoto è l'educazione, poiché la violenza antropologicamente è dentro ognuno di noi. La violenza è quello che noi chiamiamo principio di autodistruttività dell'altro. E quindi la società attraverso l'educazione può contrastare questo principio. Se io dovessi definire la violenza, la definirei come una malattia che nuoce a chi la riceve e a chi la perpetra. E indipendentemente da ogni causa, fa comunque male. Per concludere, io vorrei chiederle, c'è una speranza, qualcosa in cui le persone che ci ascoltano possano sperare? Sì, io in questo momento ho in mente Kant. Kant ha asserito che non bisogna parlare di bene e male, perché le persone lo sentono da soli, bisogna educare ai sentimenti, perché i sentimenti non ci appartengono e possiamo farlo attraverso le istituzioni proposte, attraverso la scuola. Gli uomini primitivi lo facevano nel raccontare vecchie storie, i greci lo hanno fatto attraverso i propri dei, oggi la nostra scuola può farlo attraverso l'insegnamento della letteratura, perché attraverso di essa si può conoscere che cos'è l'amore, che cos'è la sofferenza, che cos'è la morte. Quindi il mio messaggio è quello di innanzitutto socializzare, sensibilizzare e rieducare. Dottoressa, è una bella speranza quella che praticamente ci propina. Io spero che chi ci ascolta voglia seguire le sue parole e soprattutto io vorrei aggiungere a tutto questo che l'amore salva il mondo. Sì, e sono convinta anch'io. Grazie dottoressa. Grazie a lei. Lei è molto gentile. Grazie.